dinamica. Bugs, siamo alla decima puntata di Pigiama Rave. Chi sì. l'avrebbe mai detto? Decima puntata di Pigiama Rave. E quindi ho pensato che era giunta l'occasione di dare una rinfrescatina ai miei pigiami. E quindi li ho affidati alla nostra rider Guia Scognamiglio, che magari in queste ore state vedendo saettare per le strade di Roma con il suo elettrico scooterascol silenzioso e a impatto ambientale praticamente zero, alla quale appunto, alla nostra Guia Scognamiglio, ho affidato i miei pigiami da lavare. Ora ci tengo a dire che non ho affidato i miei pigiami da lavare a Guia Scognamiglio in quanto donna, assolutamente, mio non è sessismo. Se fossi stato sessista, le avrei detto: sta in cucina, non puoi uscire di casa, chiusa dentro. No, ecco, assolutamente no. Il problema è che la lavanderia della Rai è guasta, perché è una lavatrice rimasta inceppata a causa del costume del baby alieno dei ricchi e poveri, eccetera. Quindi insomma, al momento la lavanderia della Rai è inagibile, quindi ho dovuto affidare i miei pigiami alla nostra Guia Scognamiglio, con la quale ci colleghiamo perché dovrebbe trovarsi in una lavanderia a gettoni per conto terzi, cioè per conto del sottoscritto. Guia, mi senti? Occhio, che quello è il mio pigiama iconico, Guia. È il mio pigiama iconico, quello lì, quello con cui ho fatto le foto proprio del programma. Quindi ci tengo molto. Mi raccomando, fai attenzione. Quello è chiaro, quindi mi raccomando, non metterlo con i colorati. Scusami se mi permetto. Quello è il mio pigiama con gli ananas. Sì, ma non avvicinarlo così tanto alla camera. Non siamo i rischi fare, ma non è CSI questo. Ho preparato. Sapone di Marsiglia, del contadino. Sapone e noi andiamo contadino. Ma che contadini conosce? Contadini saponificatori. No! Delicatezza sul capo. Massaggiamo. Ma non è così che si mettono le scaglie. Ci metti un po' di rucola. E la mettiamo, la rucolina. Ma cosa ha capito? Fantastico. No, Guia, scusami. Poco. Per carità, lungi da me fare mansplaining, però quello... impastare i miei pigiami, non è la pizza, no, Guia, mi devi lavare, quello è il mio pigiama con gli ananas, non una pizza con l'ananas, ma cosa, ma Guia, io... Non ho parole. Ma quello è il mio pigiama iconico. Scusa, Max, io credo di non voler vedere oltre. Se possiamo ma cosa fa? Mangia la... Chiudiamo il collegamento, chiudiamo, e chiamiamo la lavanderia gettoni e chiediamo di fermarla, di aiutarla. Non so. Fuori, esatto. Grazie a Guia Scognamiglio. Bentornati a Pigiama Rave. Max, cortesemente, potremmo ricollegarci con la nostra rider Guia Scognamiglio, che aveva affidato i miei pigiami da lavare in una lavanderia a gettoni, e vorrei essere sicuro che siano usciti, non dico puliti, ma almeno integri. Ecco, Guia, siamo sempre noi, Guia. Eccoci, ciao. Va con i miei pigiami? Ciao. Cos'è tutta quella schiuma, Guia? No, ma non è... Quella è una lavatrice, non è un forno. Ma come sono calde? Vabbè, forse... Beh, certo, lavaggio, l'asciugatrice... Ma dai, esagerazione. Sarei fiero di me, sono meravigliosi. Questo è quello che tenevi, a cui tenevi quello di seta. Bello. Ah, Guia, Brandelli! È a Brandelli, no! Ma no, Guia! No! No, adesso l'hai fatto a frange. Ma che sexy. Quello con gli ananas. Ma dove li vedi gli ananas, Guia? Si sono sciolti gli ananas. Che gli hai fatto? Guia, l'hai scolorito quello. È quello tuo carino, quello... sei un po' ristretto, ma... Ma cosa? Ma... Guia, l'hai ristretto. No, Guia, guarda, per quanto io sia una XS... Persino quello mi starebbe stretto, non è possibile, che cacchio hai combinato? Guia, allora io non vorrei che passasse per mansplaining, però temo tu abbia sbagliato qualcosa, non lo so se nel lavaggio, non è così che andavano puliti questi pigiami. Lo rifaccio, a me sembrava perfetto, però se poi lo rifacciamo. No, guarda, guarda, ho sbagliato io, va bene, ho sbagliato, è colpa mia, è colpa del patriarcato, va bene? Però io avrei dovuto controllare di più, cosa stai facendo? Ti faccio controllare meglio, guarda. No, Guia, no. Ma cosa sta... il telefono è la lastrice, no! Guia, no! No, grazie, ti prego, grazie. Guia, cosa vuoi? Cosa vuoi in cambio? Vabbè, tanto ormai erano andati i pigiami, quindi a questo punto...
Bene così. Un applauso a Giulia Scognamiglio. Un applauso a Giulia Scognamiglio. Di pietà! Per Giulia Scognamiglio. Beh.